Ciao a tutti amici di Apple Review. Oggi vi volevo parlare dell'applicazione La Contabilità, disponibile su App Store al prezzo di 1,59 euro. Allora, questa è un'applicazione molto utile, diciamo, a tutti gli studenti delle superiori o dell'università che devono magari superare degli esami base, ovviamente base, di economia. Infatti, in questa applicazione troveremo tutte delle nozioni che ci permetteranno di avere a portata di mano sia appunto nozioni con definizioni, sia anche esercizi appunto per ripassare eventuali lacune che abbiamo. Allora, vediamo com'è fatta. Abbiamo, come vedete, la divisione in quattro tab. Abbiamo le leggende base, le scritture, il bilancio e contattami. Allora, in leggende base, praticamente appunto, come dice il nome, troveremo la leggenda di tutti i termini che troveremo all'interno dell'applicazione, come ad esempio SP, che sta per stato patrimoniale, CE, conto economico e così via. E poi le basi, che praticamente appunto ci dà le basi su come funziona come funzionano i conti, insomma. Andiamo a vedere sulle scritture. Allora, come vedete sulle scritture, scusate, abbiamo tutte degli argomenti che potremo andare a consultare per appunto riuscire a capire meglio appunto l'argomento e come vediamo in ogni schermata troveremo la descrizione, quindi in questo caso del TFR, troveremo la descrizione e un esempio, quindi avremo anche un esercizio utile per appunto poter andare a vedere bene praticamente come funziona quell'argomento. Come vedete, tutte queste scritture sono divise per argomenti più generali, quindi per esempio sugli acquisti avremo ad esempio quattro scritture che potremo andare a visionare, gli acquisti con IVA, gli acquisti senza IVA, così via, fatture, fondi, come vedete è molto completa. Come applicazione ce ne sono veramente molte. Andiamo invece nella tab il bilancio. Come vedete avremo il conto economico e lo stato patrimoniale e quindi potremo andare a vedere all'interno di ciascuno di questi due quali sono le voci presenti. Quindi all'interno dello stato patrimoniale, come vedete, abbiamo le mobilizzazioni, materiali e così via. Quindi secondo me questa applicazione è molto utile per poter ripassare, ovviamente non vi preparerà da sola a un esame o a un'interrogazione, qualora se fossero superiori dovesse studiare economia, però secondo me per ripassare, avere a portata di mano da controllare magari velocemente qualche nozione, secondo me è molto utile. Infine, nella tab Contattami troviamo appunto le informazioni dello sviluppatore italiano che ci permetterà appunto di andare a contattarlo qualora avessimo problemi con l'applicazione. Una cosa che ho notato, magari anche nei commenti di questa applicazione, è che molta gente si lamenta della dimensione del carattere. Devo dire che con la visuale verticale è vero che le scritte sono un po' piccoline, nel senso che devo proprio andare a zoomare se voglio leggere bene. Però questa applicazione supporta anche comunque la rotazione dello schermo e che quindi ci permette di andare a zoomare e ingrandire la scrittura, diciamo, in uno schermo più largo, quindi comunque possiamo avere una visione d'insieme del foglio con un carattere più grande. La rotazione è supportata in qualsiasi punto, insomma, dell'applicazione, in qualsiasi tab, e quindi appunto possiamo vederla tutta in orizzontale, che secondo me è la vista migliore perché a meno che non vogliamo avere una visione d'insieme proprio di tutto il foglio, vederla in orizzontale fa leggere decisamente meglio perché così almeno io non leggo nulla. Bene, come vedete l'applicazione è molto semplice, però a mio parere molto completa. Una cosa che magari posso suggerire allo sviluppatore è di continuare con futuri aggiornamenti, magari ad inserire nuove scritture. Oppure aggiornare, magari qualora ci fosse qualche modifica durante nel tempo, in modo da tenere sempre questa applicazione aggiornata, in modo che possa essere magari un punto di riferimento appunto per coloro che stanno studiando questa materia. Bene, l'applicazione è semplicissima, come avete visto.
Il prezzo di 1,59 euro forse è un pochino alto, ma non eccessivo, nel senso che per 79 centesimi sarebbe stata perfetta. 1,59 euro, come ho detto, secondo me lo sviluppatore magari per quel prezzo si chiede che venga sempre costantemente aggiornata, magari con nuove scritture o aggiornamenti delle scritture già esistenti qualora fossero modificate. Bene, mi sembra di aver detto tutto, io vi saluto e vi aspetto alla prossima recensione. Ciao a tutti!